Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi facciamo riso, patate e carciofi al forno, un primo piatto che faccio spesso. Per prima cosa facciamo un brodo di carciofi semplicissimo, 6 carciofi puliti e tagliati, aglio, olio, prezzemolo e sale. Non facciamo cuocere del tutto i carciofi, dovranno rimanere al dente. Versiamo 200 g di riso parboiled e anch'esso non lo facciamo cuocere completamente, ma solo 5 minuti e spegniamo. In una pirofila imburrata sistemiamo delle patate tagliate sottilissime. Saliamo le patate e insaporiamo con del formaggio pecorino o Rhodes. Se a voi non piace, potete mettere tranquillamente il grana. Versiamo sulle patate il riso e carciofi e anche della scamorza tritata e formaggio grana padano. Mettiamo altro riso e carciofi e scamorza ed infine ancora patate. Per ultimo, sulle patate completiamo con del sale e altro formaggio. Con il brodo, mi raccomando, coprite la pirofila fino all'orlo. In questo modo il riso, i carciofi e le patate finiranno di cuocere in forno a 200 gradi ventilato. Per i primi 15 minuti copriamo con carta alluminio, poi togliamo e facciamo rosolare. Ed ecco qui il mio riso, patate e carciofi. Fatemi sapere se provate anche questa ricetta. Un bacio e alla prossima. Ciao!